Eccomi qua al crash di Campo Morone. Stai lì, giù. Maledizione, preso. È un merlo che si è ringalluzzito. Allora, questo è un merlo trovato ieri sull'autostrada. Ha sbattuto contro il guardrail, deve essere un merlo femmina. No, è un giovane. Giovane pullo, sì, un giovane pullo. Che adesso è stato un po' alimentato, si è un po' ripreso e comunque siamo arrivati al crash. E uno consegnato, eccolo qua. Qua invece abbiamo una tortora. Dov'è? Eccola qua. Questa tortora è stata recuperata dai bravi volontari operatori di Sant'Egidio in via Balbi. Era un po' in difficoltà. Adesso anche questa viene ricoverata. E un'altra. Qui viene il bello, attenzione, qui viene il bello. Qui viene il bello. Questo è un airone. E quello? Un gabbiano. Gabbiano ferito. Questo è un airone, apriamo lo scatolone. C'è stato qua dentro? C'è stato l'airone, è molto grosso, e perché è rimbambito, non sta tanto bene. Se no un airone ti sistemava, ti faceva nuovo. Certo. Questo airone qua non sta tanto bene. Eccolo qua, poverino, molto abbattuto, molto abbattuto. È stato preso nella scuola dell'infanzia di Genova Sestri. Sì, ancora lì, però non stava proprio bene, stava a terra, non volava. Ora speriamo che qui al centro recupero lo rimettano un po' in sesto, ne hanno già rimessi in sesto parecchi in questi giorni e poi rimessi in libertà. Ora vediamo questo, è un altro. Questo invece è un gabbiano ferito, le ali funzionano bene, però perde sangue sotto l'ala. Ora la guardiamo un po'. Questo è un gabbiano, poverino, eccolo lì. No, vabbè, lì perde sangue dall'ala. Le ali funzionano, sono state provate. Adesso verrà anche questo medicato, perché per terra nella strada non poteva certo stare. Ecco. Fine delle trasmissioni.